Il sindaco Giuseppe Falcomatà e il presidente del Tribunale di Reggio, Maria Grazia Arena, hanno suggellato un importante accordo per il futuro della giustizia locale, il passaggio di consegna dell'immobile di Viale Amendola al Tribunale. Questo edificio, precedentemente noto come la sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati, diventerà ora la nuova casa degli uffici del giudice di pace, offrendo uno spazio ampio e moderno per svolgere le attività giudiziarie. L'atto di trasferimento è stato firmato con solennità e presenza, testimoniando l'impegno delle istituzioni verso un miglioramento delle infrastrutture giudiziarie. Accanto al sindaco e al presidente del tribunale hanno partecipato al sopralluogo nell'immobile importanti figure come il vice sindaco Paolo Brunetti, la dirigente del settore patrimonio edilizio Concettina Siciliano e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio, Rosario Infantino, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le varie istituzioni. L'immobile, una volta sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati, è ora patrimonio comunale ed è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento per rispondere alle esigenze della nuova destinazione d'uso. Questo trasferimento rappresenta un passo significativo per l'ottimizzazione delle risorse e dei servizi pubblici, garantendo al contempo un ambiente adeguato e funzionale per l'amministrazione della giustizia nella città di Reggio Calabria. Un'altra bella pagina di sinergia istituzionale concreta, fattiva e operativa dopo il Consiglio metropolitano di ieri, con il quale si è concluso, si è approvato un protocollo d'intesa con la Procura Generale per consentire agli uffici della Procura Generale presso la Corte d'Appello di poter essere trasferiti in locali più idonei, più sicuri, più moderni e più funzionali all'esercizio e alle attività di tutti gli operatori del diritto. E allo stesso modo e con lo stesso spirito oggi consegniamo al Tribunale di Reggio Calabria, alla Presidente Arena, questo immobile nel centro della città, in Viale Amendola, dove sorgeva fino a qualche tempo fa, prima del trasferimento in altro immobile, la sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Qui verranno trasferiti gli uffici del giudice di pace. Siamo molto contenti di questo perché finalmente questi uffici che fino a ieri erano costretti in locali piccoli, angusti e che poi si sono rivelati essere anche diciamo inagibili, oggi potranno essere spostati in uffici più ampi, più moderni e ne beneficerà anche una parte della città che adesso sarà diciamo sicuramente più attiva perché verranno qui espletate tutte le attività inerenti il giudice di pace. Sono molto contento anche della presenza, oltre che della Presidente Arena, anche del Presidente del Consiglio e dell'Ordine degli Avvocati Infantino. Oggi siamo qui per la consegna dei locali, ma riteniamo questo anche un punto non solo di arrivo, ma di partenza per tutte le altre attività che insieme a livello interistituzionale si potranno portare avanti.